Martedì 12 aprile 2016, presso la Camera dei Deputati, si è tenuta la presentazione del volume Wildlife Economy di Bernardino Ragni, edito da Racne Editrice nel giugno del 2015. Nelle 128 pagine, il lettore scoprirà che la fauna selvatica può essere un'importante risorsa rinnovabile da usare ragionevolmente. Diciamo che è il frutto di una degli ultimi 50 anni, ma non finiscono qui, del mio lavoro sia di ricercatore sia di docente sul campo della fauna selvatica, sulla sua conservazione, sul suo sostenibile. E quindi ho scritto questo libro, un saggio breve, lo chiamo saggio breve, nel quale praticamente si suggerisce al lettore e a tutti gli altri stakeholder di come la fauna selvatica può diventare, invece che un oggetto di contrasto tra animalisti e cacciatori, una risorsa importantissima per la nostra economia. Cosa che sembrerebbe scontata, ma non lo è assolutamente in Italia. E questa è l'origine di questo libro. Lo studio del professor Ragni è molto intrigante, è un modo per indicarci una risorsa che noi non consideriamo mai, che invece è naturale, è illimitata tendenzialmente, rinnovabile, che può essere messa a frutto dal punto di vista economico attraverso una gestione sostenibile, intelligente. Quindi è anche un modo per tenere insieme chi pratica lo sport della caccia e chi è preoccupato per la conservazione delle risorse naturali. Mai più lo scontro ideologico tra cacciatori e ambientalisti, una idea innovativa che può diventare interessante dal punto di vista economico per molte aree rurali del nostro paese che sono state abbandonate e che non sono più coltivate. È un approccio molto interessante che si colloca in una riflessione più ampia sulle potenzialità della bioeconomia come un modello di sviluppo capace di misurarsi con il tema della finitezza delle risorse e anche con le potenzialità economiche di una valorizzazione articolata, come ci propone il saggio del professor Ragni, della fauna selvatica. È un tema stimolante, appunto, che si colloca nel quadro di una riflessione più ampia che fa parte del dibattito culturale e politico e che ci spinge a ragionare forse anche in chiave innovativa rispetto a un'evoluzione consentita dall'applicazione delle conoscenze tecnologiche e scientifiche sulla valorizzazione delle risorse naturali, in questo caso della fauna selvatica, in un approccio di crescita sostenibile per il nostro paese. Noi abbiamo praticamente una legge che attualmente è la 157, che anche se dovrebbe essere una norma che protegge la fauna selvatica, è una norma che è diventata solo una norma sulla caccia. Quindi, essendo una legge sulla caccia, ha prodotto contenziosi tra Stato centrale e regioni, ha prodotto problemi sulla gestione dei danni, e quindi interpretare la fauna selvatica come una risorsa, cioè come un utilizzo al pari, diciamo, di una risorsa rinnovabile come tante altre, e considerarla quindi una fonte di bioeconomia, potrebbe essere un modo per risolvere questo problema dei contenziosi e migliorare anche il PIL. Siamo al neopaleolitico per l'utilizzo della fauna selvatica, ma siamo al nuovo paradigma per il cibo, per l'agricoltura e per tutto quello che oggi significa il cibo per le persone, no? Oggi abbiamo una differenziazione di approcci all'alimentazione, ai comportamenti e soprattutto un approccio a come questo cibo viene prodotto. E questo è il tema della selvaggina, ma non solo della selvaggina, della fauna selvatica intesa come bene naturale. Evidentemente oggi, dopo anni di discussione sull'uso della caccia come strumento, diciamo, per servire alcune abitudini della popolazione, oggi diventa invece uno strumento molto importante per gestire un territorio e per far sì che sia gli agricoltori che i cittadini possano approcciare questo
grande patrimonio, questo capitale naturale, in maniera completamente differente da quello che noi pensavamo quando abbiamo fatto i parchi, quando abbiamo realizzato delle strutture come gli ambiti territoriali di caccia in Italia, no? Che naturalmente oggi possono essere tranquillamente rimesse in discussione. Questo libro Wildlife Economy ha il pregio di mettere al centro il tema della fauna selvatica, vista a volte soltanto da un punto di vista negativo, di riportarla anche come opportunità economica e non solo economica. Mi sembra un'opzione interessante e credo che possa essere anche utile come spunto per la revisione della 157.